Foresteria, l'ex fabbrica macchine, Campus Triestina, Monte d'Oro e copertura della vasca esterna della piscina Bianchi. I progetti diventeranno realtà, pioggia di milioni in finanziaria. La ditta SAC chiede altri 20 milioni per i lavori in galleria Montebello. Il comune annuncia che andrà a giudizio, il sindaco dice non otterranno nulla. Cittadini e politici contrari al raddoppio della galleria sono scesi oggi in piazza Marconi a Muggia in una manifestazione contro l'opera proposta dalla giunta. Autostrade Alto Adriatico rafforza il personale in vista dell'esodo. Sabato è la prima giornata da bollino nero con 220 operatori in campo in sinergia con la polizia stradale. Tecnologia all'avanguardia, maxi schermo e panchina per attendere l'autobus, presentata la nuova Luminosa che attualizza il punto d'incontro e di promozione. Dai rubinetti esce solo acqua calda o piuttosto bollente con conseguenti bollette da record. Il caso segnalato a Tele4 da un condominio di via Baiamonti. La pallacanestro Trieste saluta Giancarlo Ferrero che si accasa a Brescia, uno dei protagonisti in campo e spogliatoio della promozione in A1. Buonasera dal telegiornale di Tele4, una raffica di fondi in arrivo nell'ambito della finanziaria regionale per i progetti collegati al mondo degli impianti sportivi a Trieste e Muggia. Se ne è parlato oggi in Consiglio regionale, abbiamo raccolto le principali informazioni. 10 milioni per il recupero e la rigenerazione urbana dell'ex fabbrica macchine di Trieste, 3 milioni e 2 per gli interventi alla piscina di San Giovanni, 3 milioni e mezzo per la copertura della vasca esterna della piscina Bianchi, 6 milioni e mezzo per il centro di allenamento della Triestina a Monte d'Oro. Una pioggia di milioni già approvati in giunta regionale su proposta dell'assessore allo sport Mario Anzil per interventi mirati sul territorio, quelli in arrivo dall'assestamento di bilancio regionale al voto nel parlamentino di Piazza Oberdan. In primis il maxi stanziamento che ha l'obiettivo di avviare il recupero dell'area dell'ex fabbrica macchine di Sant'Andrea, abbandonata dagli anni 70 e di cui è rimasto in piedi lo scheletro dell'edificio spogliatoi e la mensa d'olivo. Il progetto sull'importante area è quello di un intervento pubblico-privato a seguito dell'interessamento dell'imprenditore Enrico Samer, che ha già dato vita al campus di Via Locchi, votato a creare una foresteria per atleti con annessi servizi. Una struttura che, vicina alla piscina bianca, anche al centro appena realizzato, andrebbe a creare in zona un vero e proprio polo diffuso legato non solo alle discipline del nuoto e della pallanuoto, ma di tutti gli sport. Si punta infatti ad ospitare in stanze doppie appositamente strutturate i ritiri delle squadre nazionali delle più diverse discipline, con a disposizione sul tetto, al fianco di una terrazza panoramica, anche di un anello per la corsa di 250 metri. Dunque le piscine, le altre destinatarie degli interventi finanziari contenuti nella manovra estiva, quella di San Giovanni che ha bisogno di una profonda ristrutturazione e la copertura della vasca esterna della piscina Bruno Bianchi, più volte auspicata per aumentare gli spazi acqua nel capoluogo giuliano. Poi l'altro maxi stanziamento che assieme alla conferenza dei servizi di recente convocata dal sindaco di Muggia Polidori dà ufficialmente il via all'iter di progettazione del training center per il calcio a Monte d'Oro, progetto noto come il campus della Triestina Calcio, che in realtà oltre a spogliatoi, campi e servizi per la società Rossa Labardata, sopra il centro commerciale omonimo, offrirà spazi anche per le altre società dilettantistiche locali, storicamente alle prese con una penuria di rettangoli di gioco all'altezza. E abbiamo sentito per l'occasione, abbiamo chiesto al vicepresidente della regione Mario Anzil, che è anche assessore allo sport, di spiegare le ragioni del forte impegno su Trieste e sugli impianti sportivi. Dobbiamo, ha sottolineato, mantenere un primato a beneficio delle società e degli abitanti delle città. Sentiamolo. La regione si impegna in modo particolare sullo sport e sugli impianti per garantire a questa regione la possibilità agli atleti di poter praticare qualsiasi disciplina, ma anche di ospitare competizioni nazionali e internazionali importanti. Lo fa direttamente e lo fa, e ci stiamo ragionando, anche stimolando degli interventi di imprenditori privati lungimiranti che abbiano il desiderio di investire nello sport, ad esempio attraverso lo strumento del prodotto.
project, la Triestina, che appunto dopo un periodo di attesa così lungo garantisce la possibilità di realizzare una cittadella dello sport che sarà all'avanguardia e consentirà anche all'entroterra e non solo alla città di Trieste di garantire un'offerta sportiva davvero all'avanguardia. Diciamo, la possibilità di praticare qualsivoglia disciplina sportiva è per i cittadini indubbiamente un indice di vivibilità positiva che giova a favore della città. E che Trieste e che la nostra regione siano all'avanguardia è testimoniato da tanti riscontri. Uno su tutti: adesso partono le Olimpiadi di Parigi, noi abbiamo una delegazione estremamente nutrita, probabilmente la più numerosa, sicuramente la più numerosa in Italia in relazione agli abitanti, forse anche tra le più numerose in assoluto. Famiglia idrogeno, giovani, aree portuali e montane sono gli ambiti a favore dei quali Forza Italia ha presentato i propri emendamenti all'assestamento di bilancio per un totale di 7 milioni di euro. Come tradizione, nelle more della discussione d'aula sull'assestamento di bilancio, i gruppi consigliari comunicano attraverso conferenze stampa gli emendamenti presentati. Forza Italia lo ha fatto nel primo pomeriggio di oggi, illustrandone i propri, partendo da una considerazione generale. Riteniamo che sia molto importante il tema degli investimenti, cioè dare la possibilità alle imprese e alle famiglie di affrontare il futuro con serenità. Tra i punti più rilevanti, secondo Cabibbo, vi è anche la sfida dell'idrogeno, che può conferire nuovi ruoli anche al porto di Trieste e mette al centro ecologia ed economia. Un altro intervento sostenuto da Cabibbo riguarda le politiche a favore della natalità, della famiglia e dei giovani. Tra gli emendamenti proposti da Michele Lobianco risultano un capitolo importante per il sostegno alla portualità, per la manutenzione di opere portuali, ma pure l'attenzione su iniziative per i giovani e per lo sport. Roberto Novelli, dal canto suo, ha evidenziato la sinergia con gli altri gruppi di maggioranza, fondamentale per guardare al futuro della regione, evidenziando in particolare, per quanto ai suoi emendamenti, quello per sensibilizzare i giovani sull'importanza della prevenzione di incidenti nei corsi d'acqua in montagna e per la prevenzione di incendi boschivi attraverso un gioco che favorisca la conoscenza, nonché risorse mirate a rendere fruibile l'osservatorio astronomico delle valli del Natisone e migliorare la connettività di aree al momento scoperte oppure non collegate adeguatamente. I 7 milioni di euro circa che Forza Italia ha nei suoi emendamenti vanno in questa direzione, quindi sia nei confronti delle famiglie ma anche nei confronti delle realtà associative, degli enti pubblici, dei comuni, quindi la possibilità di effettuare degli interventi durevoli e che possano avere delle ricadute positive per tutte le comunità. Ho depositato assieme a Matteo Orfini un'interrogazione al Ministro dell'Interno per chiedere come mai, nonostante la Prefettura sia a conoscenza da 3 anni delle condizioni a dir poco disumane di Casa Malala a Trieste, vicino al valico con la Slovenia, non sia mai intervenuta per sanare una situazione ormai insostenibile. 5 servizi igienici, 6 lavandini e 3 docce per 95 persone, infiltrazioni e muffa. Questa è la situazione nella quale operatori e ospiti, anche minori, devono vivere ogni giorno. Lo ha dichiarato il segretario di Più Europa, Riccardo Maggi. Il Viminale è a conoscenza delle gravi condizioni in cui versa la struttura? Sarebbe necessario, a nostro avviso, acquisire una valutazione dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina in merito all'agibilità di Casa Malala sotto il profilo delle condizioni igienico-sanitarie attuali e soprattutto capire quali siano le ragioni che hanno impedito alla Prefettura di Trieste di intervenire in maniera tempestiva rispetto a una situazione che è andata aggravandosi di anno in anno, ha concluso Maggi. 20 milioni in più rispetto al pagamento già corrisposto per le cosiddette riserve e la richiesta della ditta SAC di Benevento al comune di Trieste per i lavori eseguiti nella galleria Montebello. Il sindaco Roberto Di Piazza ha annunciato che l'amministrazione è intenzionata ad andare a giudizio e a non corrispondere nulla all'azienda che aveva già consegnato in ritardo l'opera. Sentiamo. La galleria di Montebello torna a creare problemi all'amministrazione comunale a poco più di un anno dalla riapertura al traffico dopo mesi di polemiche. Il consorzio stabile SAC Costruzioni, l'impresa di Benevento che aveva eseguito i lavori dopo un braccio di ferro non da poco con l'amministrazione per le tempistiche, ha fatto richiesta al comune di 20 milioni di euro di quelle che tecnicamente vengono definite riserve, cifra che andrebbe ad aggiungersi ai 7 milioni e 4 già incassati per l'opera. Le riserve sarebbero fondi
destinati a coprire spese impreviste nei lavori. Al netto che alla SAC sono state attribuite penali per 870.000 euro per i ritardi nei lavori, questa la replica la richiesta da parte del sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Chi non è di Trieste erano quelli della galleria che ora le chiedono 20 milioni. Ma no, chiedono 20 milioni, non prenderanno niente, semplicemente è sbagliato il titolo oggi. Cioè, quando abbiamo avuto Streamman, Saldo mi ha chiesto 25 milioni e hanno perso. Ricesi mi ha chiesto anche una marea di soldi e ha perso. Speriamo che perdano anche questi. Quindi chi va contro Di Piazza perde? Di solito sì. Andiamo ora invece a vedere e sentire da Muggia quella che è stata la protesta sotto il municipio in piazza Marconi da parte di cittadini e politici contrari all'opera del raddoppio della galleria che hanno dato vita, come detto, a una manifestazione questo pomeriggio. Dico no perché la stessa destra nel 2001 aveva fatto degli studi di fattibilità e di cui risultava che era improponibile un raddoppio perché portava a un inquinamento acustico ambientale che non era sostenibile per la popolazione. Mi sembra logico che le polveri, lo smog, il traffico, piste automobilistiche che già adesso ci sono, e non fanno niente per toglierle, figuriamoci dopo quando c'è un raddoppio, auto che va, treno che va, cioè che torna, quindi di conseguenza questo è proprio polveri, non voglio neanche pensare le polveri. Siamo molto preoccupati dei possibili danni alle abitazioni e la prospettiva di questo intervento poi vede su Via Roma una strada ad alto traffico che incrementerà l'inquinamento, incrementerà la pericolosità di attraversamento e questa Muggia del come si prefigura in futuro non ci piace ed è un problema di tutti i muggesani. Stiamo parlando di minimo 13 mesi che però poi sappiamo come vanno i lavori pubblici e quindi noi siamo preoccupati perché per 2 anni, speriamo solo per 2 anni, Muggia sarà veramente ostaggio di lavori importanti e mi preoccupano anche l'apertura delle scuole e tutto il traffico che si creerà per i muggesani per spostarsi semplicemente per andare a scuola o al lavoro. Io ho proposto di autoconvocare di nuovo il Consiglio, come già abbiamo fatto su mia iniziativa, di nuovo sul raddoppio della galleria, per presentare una deliberazione che impegni l'amministrazione comunale a farsi da garante presso i proprietari delle case e degli appartamenti sugli eventuali danni che subiranno nel corso dei lavori. Immagini interviste a cura di Enzo Iannacone. Esodo estivo 2024, autostrade, Alto Adriatico, oli alla macchina, 220 operatori in campo, sinergia con la polizia stradale, nuovi canali WhatsApp e Telegram per informare a tempo zero gli utenti. Nella prima parte della stagione più 3,9% di transiti rispetto al 2023, in calo gli incidenti ma aumentano i morti. Vediamo. Invito che faccio a tutti gli utenti della strada, attenzione, 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 per cortesia. Molto dipende anche dalla vostra ovviamente condotta di guida e dallo stato di salute con cui vi mettete alla guida e lo stato della vostra vettura. Come raccomanda sempre la polizia stradale, riposatevi prima di partire, controllate il vostro automezzo. Autostrade Alto Adriatico rafforza il personale in vista dell'esodo e del controesodo estivo 2024 e lo fa a fianco della Polstrada per garantire la sicurezza degli utenti. Saranno 220 le forze in campo per ogni giornata da Bollino Nero, 5 quelle con traffico più critico sabato 27 luglio, sabato 3 agosto, sabato 10, sabato 17, sabato 24 agosto, 14 invece quelle da Bollino Rosso. Oltre ai bollini che consentono agli utenti di prepararsi al meglio per le partenze, Autostrade Alto Adriatico ha deciso di potenziare la comunicazione avvalendosi di 2 nuovi canali su WhatsApp e Telegram dove in tempo reale si potrà ricevere informazioni su incidenti e code. Allora, noi abbiamo attivato anche 2 canali WhatsApp e Telegram proprio per informare gli utenti sulle condizioni del traffico nel tratto dal loro percorso. Ovviamente la raccomandazione è non usateli durante la marcia, usateli per programmare il vostro viaggio prima, per acquisire delle informazioni e notizie che noi forniamo in tempo reale sulle condizioni di traffico sulla nostra rete autostradale. La Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia in tutte le giornate da Bollino Nero, che interesseranno senza soluzione di continuità ogni sabato a partire dal 27 luglio fino al 24 agosto, metterà in campo un'imponente macchina operativa fatta di pattuglie di vigilanza stradale in totale 20.
28 che vigileranno H24 le autostrade della nostra regione. Novità sarà la presenza del drogometro. Il drogometro è uno strumento di screening, è uno strumento in realtà non omologato che serve per fondare il sospetto che il conducente abbia assunto sostanza stupefacente. Quello che c'è in più nella campagna della Polizia Stradale, Estate con noi così si chiama, è la presenza invece di un laboratorio forense. Un laboratorio forense è una vera e propria clinica mobile che ci permette già su strada di accertare il grave reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive e quindi di concludere l'accertamento senza la necessità di doverci spostare in una struttura ospedaliera. Prima del prossimo servizio leggo una notizia: lasciano il cane chiuso in auto sotto il sole con temperature elevatissime per andare a fare un aperitivo. Si tratta di una coppia di turisti stranieri che è stata denunciata dai carabinieri di Gorizia per maltrattamento e abbandono di animali. Il cane è stato salvato grazie al senso di responsabilità di un passante che ha deciso di chiedere soccorso tramite il numero unico di emergenza 112. I proprietari, che sono stati individuati in un locale della zona dopo circa un'ora di ricerche, come unica accortezza avevano lasciato i finestrini leggermente abbassati, convinti che questo fosse sufficiente a garantire il ricambio d'aria all'animale. Nell'abitacolo invece la temperatura era diventata insopportabile. Il cagnolino, dopo essere stato reidratato, è stato affidato alle cure di un veterinario e portato in una locale struttura che si è presa proprio cura del cagnolino. Andiamo a vedere invece la nuova Luminosa a Trieste, con un maxi schermo in bella mostra su via Carducci e tre schermi touchscreen con tutte le informazioni per i cittadini, che oggi avranno un nuovo punto di ritrovo rinnovato, tecnologico e con larghe sedute per aspettare l'autobus. Taglio del nastro questa mattina poi la nuova Luminosa di via Carducci. Cambia lo stile rispetto al passato, con il maxi schermo di 6 metri di larghezza che si affaccia sulla carreggiata e gli schermi più piccoli touchscreen sul lato marciapiede. Questi ultimi saranno a disposizione dei cittadini per ottenere informazioni di pubblica utilità, anche turistiche e istituzionali del Comune di Trieste, o che riguardano la viabilità del servizio di trasporto pubblico locale. Un misto tra tradizione e innovazione. Noi sappiamo che la Luminosa è un pezzo di storia, è nei cuori di tutti noi, e abbiamo voluto mantenere alcune cose che la rendono luminosa, quindi nasceva come un oggetto che comunicava e dava informazioni anche pubblicitarie, e questo l'ha mantenuto. Abbiamo aggiunto delle cose con tecnologia, modernità di ultima generazione, pronta anche a fare cose nel futuro che oggi ancora non ci immaginiamo. Alcune cose le ha perse, la guida luminosa oggi forse non ha più senso di esistere, visto che ognuno di noi porta in tasca degli oggetti tecnologici che fanno questo. No? Non era tutto così scontato, anzi ci è voluto del tempo, credo che il risultato possa dare soddisfazione anche agli esercenti, a chi nella zona chiedeva anche una maggior pulizia, ecco, quindi questo manufatto contribuirà, oltre che a dare lustro a quelle che sono le peculiarità triestine, anche a una riqualificazione della zona, che cerchiamo di mantenere sempre così adesso. Una delle principali novità della nuova Luminosa sono proprio le sedute. Già i commenti delle persone che oggi erano presenti all'inaugurazione sposavano e applaudivano a questa nuova installazione, un'installazione, come vedete, luminosa, lo dice il titolo, sicuramente molto moderna. Un manufatto più voluminoso di quello precedente, che tornerà ad essere punto di ritrovo sociale, ma che per i proprietari rappresenta una valvola commerciale, avendo a disposizione il grande schermo affacciato su una delle vie più trafficate del centro cittadino. Voi siete giovani, quando eravamo giovani noi, 55 anni fa, avevamo un gettone in tasca perché non esistevano i telefonini, e la Luminosa, dove ci vediamo la Luminosa? Qua sono nati anche grandi amori, insomma, nel senso, incontriamo, ci vediamo, e poi era bello perché premevi i pulsanti e venivano fuori le vie, perché in quella volta non si conoscevano tutte le vie. Per lui un simbolo importante per la città e una cosa anche ben fatta, il progettista ha fatto veramente un bel lavoro. Il manufatto in sé, proporzionato al valore storico che questo posto ha per la città di Trieste e per la comunità di Trieste, oggi viene rinnovato, quindi gli si dà una nuova vita e ritorna anche ad avere una valenza economica, ad avere una redditività economica, quindi lo vedo positivamente. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra poco con altri servizi. Riprendiamo il nostro telegiornale, nel prossimo servizio andiamo in via Fabio Severo con Umberto Bosazzi, dove un attraversamento stradale è considerato piuttosto pericoloso. Facciamo il punto proprio nel servizio.
C'è un piccolo problema in via Fabio Severo nel tratto compreso fra gli incroci con via San Francesco e via Marconi ed è rappresentato dall'attraversamento pedonale in corrispondenza del supermercato Aldi, nello specifico dal parcheggio a pettine sul lato destro della via in direzione Università. Può infatti darsi il caso che, posteggiata comunque correttamente, un'automobile dalle dimensioni anche di poco maggiori nella norma impedisca ai conducenti che salgono da via Fabio Severo di scorgere il pedone in procinto di attraversare la strada sulle strisce. Le immagini girate da Tele4 stamani esemplificano il problema anche da un altro punto di vista. Se notate, sono visibili sulla destra dello schermo appena 3 delle 6 strisce che compongono l'attraversamento pedonale su quel lato della strada. Aritmetica e prospettiva a parte, la questione può complicarsi alla sera. Difficile immaginare una soluzione che, va detto, dovrebbe sacrificare i già scarsi posti macchina presenti in luogo. C'è da sottolineare ulteriormente che il problema risulta assai meno evidente con l'attraversamento pedonale all'incrocio con via San Francesco, giacché in quel caso, anche per la differente conformazione del marciapiede, la visuale per gli automobilisti risulta decisamente migliore. Oggi la rubrica Io chiamo Tele4 vi racconta il caso di un condominio, siamo in via Baiamonti, dove da un anno e mezzo di fatto scorre solo acqua calda. La segnalazione è partita da uno proprio dei residenti. Sentiamo. C'è un condominio in via Baiamonti al 47/1 dove di fatto scorre soltanto acqua calda. Il problema è stato segnalato a Tele4 da uno dei condomini, il signor Luciano Cerovaz, e si è presentato, secondo quanto ci ha raccontato, da più di un anno e mezzo, da quando cioè era stata sostituita la caldaia. La questione da un punto di vista burocratico si trascina fra assemblee di condominio saltate, opinioni e controopinioni sull'impianto che di fatto non alleviano i disagi cui i condomini, per lo più persone anziane anche se è in atto una sorta di ricambio generazionale, si stanno di malavoglia abituando e sono disagi, come dire, pratici. Specialmente se deve lavare verdure, robe, chi si consuma centinaia di metri cubi, siamo in 30 qui, e per lavare le verdure o lavarci il viso, qualcosa, lei va lì e c'è l'acqua non tiepida. Bollente, insomma. C'ha 40 gradi. Inoltre, se durante il giorno ci si arrangia facendo scorrere l'acqua fredda quel molto che basta, al mattino dopo il problema si ripresenta. Per fare la doccia bisogna miscelare, aprire quasi tutta l'acqua fredda, perché dopo una decina di minuti comincia a venire anche l'acqua fredda. Si scaricano i tubi perché i tubi sono paralleli, acqua calda e fredda. E quello dell'acqua calda scalda l'acqua fredda. E se fa una certa impressione notare come sia bollente il getto d'acqua calda appena si apre il rubinetto rosso, è altrettanto impressionante percepire, appoggiando la mano sulle pareti, quanto esse stesse siano appunto calde, con le conseguenze che si possono immaginare in questi giorni e con queste temperature esterne. Per non dire del problema delle bollette, che magari a spanne, così il signor Luciano ci riassume. Solo sull'acqua fredda ci sono già quasi 2.000 euro in più in 3 mesi degli anni scorsi. Secondo appuntamento questa sera con Teatro in Giardino, la rassegna organizzata dal Teatro Miela e dalla Cappella Underground. Alessio Colautti assieme a Elisa Columni proporrà Sanremo sotto l'ombrellone, una parata di successi usciti dal Festival della Canzone Italiana nel corso degli anni. Non soltanto le canzoni vincitrici, anche quelle che pur non vincendo, se non addirittura arrivando ultime, hanno occupato o stanno occupando tuttora un posto particolare nella storia della canzone italiana, ma pure quei brani usciti appunto dal Festival che nessuno collega a Sanremo. Marco Ballaben, Andrea Zulians e Paolo Muscovi accompagneranno Colautti e Columni. Lo spettacolo inizia alle ore 21. Invece intanto la Triestina ha svelato le maglie di casa e trasferta per la stagione 2024-2025. Questo lancia il debutto anche della collaborazione con i rinomati produttori di kit italiani Robe di K. Nella nota diramata oggi dalla società, oltre alle foto che state guardando, si legge che Trieste è storicamente legata alla Labarda sin dal XIII secolo. Questo simbolo non poteva che essere quindi centrale anche nello stemma della Triestina.
La maglia di casa presenta un design classico, una maglia rossa essenziale con colletto bianco e dettagli raffinati, la alabarda è elemento distintivo con un motivo ripetuto sul colletto e una versione riportata anche all'altezza del cuore. Per aggiungere texture, il corpo della maglia include un motivo tono su tono liberamente ispirato alla pavimentazione in pietra arenaria di Piazza Unità. La maglia di trasferta, quella bianca, bianco pulito con strisce verticali tono su tono e dettagli rossi, ha un look più marcatamente retro, ottenuto grazie al colletto e al logo K o con gli omini ripetuto sulle spalle, disegnato intenzionalmente con un logo con un motivo più piccolo a richiamare lo stile tipico degli anni 80 e 90. Il lancio delle maglie di casa e trasferta della Triestina coincide con un ulteriore importante passaggio, ovvero sia il debutto del nuovo sito web e del negozio online del club, visitabile all'indirizzo www.triestina1918.it. Le maglie di casa e trasferta della stagione 2024-2025 della Triestina sono disponibili al pubblico a partire da oggi, giovedì 25 luglio. La Pallacanestro Trieste invece saluta uno dei protagonisti della promozione in Serie A1. Parliamo di Giancarlo Ferrero, il giocatore andrà a giocare a Brescia. Questo sogno che diventa realtà, questa Trieste che dimostra di saper soffrire, di avere talento e di battere un grande avversario come Cantù. Ed ora è il momento della festa, degli abbracci. Magnifico, magnifico! Per noi, per questa gente, per questa maglia, meritiamo di godere. A chi vuoi dedicare questa vittoria? A tutti noi, al nostro gruppo, alla nostra squadra, a chi ci è stato vicino nei momenti difficili. È per voi questa vittoria. La tua esperienza ha portato tanto. Ognuno ha portato qualcosa, un mattoncino, ma questa è una meraviglia del signor Michael Arcieri. Grande Ferrero. Salutare Giancarlo Ferrero è come salutare un amico più che un giocatore, è stato uno dei grandi protagonisti della promozione in A1 della Pallacanestro Trieste, dentro e fuori dallo spogliatoio. La società saluta e ringrazia il giocatore per questa incredibile stagione vissuta assieme. Uno dei protagonisti del ritorno di Trieste nella massima serie si congeda dalla città che lo ha accolto con amore e che solo Trieste sa regalare così. Un giocatore capace di conquistare questa piazza con la sua passione, la sua gentilezza e la sua leadership. Michael Arcieri, amico di Gianluca prima ancora che general manager, lo saluta sostenendo che la sua più grande fortuna nel basket italiano è stata vivere ogni singolo giorno con Giancarlo Ferrero in squadra. I giocatori non sono chiamati solo a performare, ma anche a guidare, ispirare, portare gioia a ogni persona che incontrano. Ogni tiro da tre di Gianca valeva come se fossero 4 punti. Ogni carica da lui subita equivaleva a 3 stop difensivi consecutivi. Ha firmato ogni autografo, ha parlato con ogni classe di studenti e persino fatto il giro del campo dopo le sconfitte più dolorose. E grazie alla sua brillantezza, al suo carattere, ai suoi tiri da 3 punti nei momenti cruciali della stagione che Trieste è riuscita a conquistare la Serie A1. È stata presentata questa mattina la terza edizione di Servola sotto le stelle, che avrà luogo sabato 3 agosto. Musica, cultura, creatività, arte e cucina. E questa è l'atmosfera che si respirerà a Servola, pronta ad accogliere la terza edizione di Servola sotto le stelle al via sabato 3 agosto. Un pomeriggio di iniziative culturali e sociali che promuovono il commercio cittadino, il marketing territoriale e animano l'omonimo rione. Come Confcommercio siamo felicissimi che il comune ci aiuti a rivitalizzare un rione che è così importante per la città. Quindi questo evento attira molte persone, questa è la terza edizione, quindi vi invito a venire. La manifestazione rappresenta un momento per vivere Servola a pieno, ha riferito il vice sindaco Serena Tonel, nonché una grande opportunità di visibilità per la città. Servola è sicuramente una delle zone più vivaci della città, abbiamo tra l'altro registrato negli ultimi anni un tasso di apertura di attività più alto che nelle altre zone della città e quindi sicuramente è un fermento da assecondare e da promuovere e quindi la responsabilità del Comune di Trieste anche in questo senso. Numerose le iniziative in programma, tra cui un concerto, visite ai musei, esibizioni di artisti di strada, mercatini ed esposizioni temporanee. Servola sotto le stelle è un momento per vivere Servola al pieno in tutte le sue componenti museali, ma sicuramente folcloristiche con il carnevale estivo. Per consentire lo svolgimento della manifestazione sono previste modifiche alla viabilità dal pomeriggio di sabato 3 agosto alla notte tra sabato e domenica 4 agosto. Sarà attivo anche un servizio navetta che collegherà Valmaura a Servola. Ci sarà la chiusura delle strade verso metà pomeriggio, quindi avremo sulla strada troverete i banchetti, poi anche in tutte le varie istituzioni, diciamo così, del rione ci saranno degli eventi.
Telegiornale finisce qui, era l'ultimo servizio, grazie dunque per averci seguiti e una buona serata.